Perfetto, ecco qua. Guarda, vediamo se c'è. Perfetto. Buongiorno a tutti, Ok, ha ragazzi. smutato, sì. Ciao. Sì, ho smutato e ciao a tutti e benvenuti in live. Vedo che piacciono le whitelist, tu già qui presenti. Perfetto, Franci, ti sto per bannare dal. No, no, non ti banno. Comunque, spostiamo su Sivo, va, che se no non ha capito che è qui da 12 ore. 12 FK, Simo, spostiamo. Ciao Simo. Oh, scusa, prima non mi stava andando il microfono. Ok. Cioè, non il microfono, non andava né le, non ti sentivo né io e né mi sentivi tu. Messina. Avevo Oh. silenzio audio e microfono per Grazie questo, per il scusa. follow, Praticamente io ti ho J0Xering, benvenuto spostato, sul ti ho chiamato canale. 7-8 volte, non hai risposto, al che ti ho Sì, perché rimandato non ti 12 sentivo ore. per questo. È Non ti sentivo. rimutato. Non solo ero mutato io, avevo anche il silenzio dell'audio. In poche parole non sentivo e Ottimo. non potevo dire nulla, tutto qui. Vabbè, possiamo diminuire il tempo in casa, dai Messina, 8 ore. mettiamolo 8 Ok. ore, dai, ok? Va bene, dai. Oh, ciao a tutti, House, Messina, Ci Kiwi, rivediamo tra 8 ore, moderatore. Simo. Va Sì, bene? ciao a tutti, Ciao Francicavi, Davide, ciao. Ciao ciao. Mi Dotò, il raccomando, leggiti primo. bene il regolamento perché le Sì, domande ciao, saranno io difficili. Va bene, ciao, ciao. Ciao, bello. Ciao. Amedeopoc. Vediamo un po' sto qua. Oh, c'hai banner come moderatore? Anch'io lo voglio banner come moderatore. Ma tu sto staff impero sta in live? Sì, io sto. Ma che tutto sto lo staff impero sta in live? In che senso, Ausa? No, Allora, vediamo un Kiwi po'. non è più 3 staff. dell'8, 3 dell'8. Eccolo qua. È scaduto 10, quindi. Esperienza Irpini ha fatto abbastanza. Però Mazara arrivano solo 7 giorni. Io quanto fa il rapisto qua? Rapisto 15 giorni. Naza! Mi rimandi una persona che fa 0 RP una settimana sola. Almeno un mese deve farsi. E poi questo uomo mi dispiace dover rimandarti nuovi 7 giorni, 15 giorni. Eh Sono una brava persona. sì, almeno un mese. E ora devo rimandarlo di nuovo, devo rimandarlo. Mi dispiace. Abbiamo due Ah, ma io manco il confezioni follow c'ho da. dell'esperienza diversa. Ma manco il follow Doni, fai, non c'è. Messina. Ecco, Real Messina, ecco qua, grazie per il follow. Vabbè, tu non ce l'hai da me. Era una retic. E non ti becco mai in live. Io voglio mettere i follow solo quando sono in live delle persone. Se no, non ha senso mettere il follow quando la persona è offline. Anche questo è vero. Comunque, Francicavi, puppami la Mi fava. sposto su Amedeo e gli dico che purtroppo Naza ha sbagliato e deve aspettare altri 15 giorni. Vai. Ciao Amedeo. Ciao. Ciao Amedeo, guarda, stavo dicendo che fai esperienza ripida 15 giorni, però purtroppo noi richiediamo un mese per l'esperienza. Quindi Ah, ok, i vabbè. 7 giorni erano indicativi, però magari torna tra altri, magari quando hai fatto un mese, Va bene, ci risentiamo. ok? Ciao. Ciao, grazie. Ciao, bello, buona giornata. Ciao. Nazza, perché mi hai disconnesso? Strunz. Non t'ho disconnesso. Allora sono crashato. Non sei crashato. Come no? Ciao Francicavi, come stai? Ciao Francicavi, vuoi fare la guardia del suo impero? Benvenuto nella whitelist di Impero, mi presento, sono il founder di Impero. Vado in bagno, rompo le palle. Perfetto. Messina Fonder fallito, scrivono in chat. Ah, è vero. Momo, vediamo sto Momo.
È stato rimandato perché doveva entrare con il suo account originale di Steam. E l'ha fatto? E mi sa proprio di no. Perché l'aveva fatto prima Bradley. Vediamo se l'account di Steam è nuovo. Vediamo subito. L'account di Steam è di dicembre 2020. Sì, 18 dicembre 2020. Quindi sì, mi sa che l'ha rimesso quello principale. Manco Nazza c'aveva il follow però, eh? Nazza, non c'avevi fuori neanche tu. Ti dissocio. Cosa? Non ti dissoci? Chiedono dalla chat se lei è staffer, signor Dani. Certo, è il nostro Nazza qua in chat con noi in canale. Non lo sa? Vediamo se il background di questo qua va bene. Perfetto, un background senza estensione, non riesco ad aprirlo io. Vuoi riuscire ad aprire il background di questo qua? Di chi, Momo? Sì, perché io mi dà un background senza, un file senza estensione, quindi non riesco... Wait. Ah, bisogna scaricare il proprio file. Grazie per il follow FBRZ, benvenuto sul canale. Nazza clown. grazie per il follow il King 23, benvenuto sul canale. E anche all'Opri79TV, benvenuto sul canale anche tu. Scarichiamo questo background. Con cosa lo apriamo con questo io? Io gli dico di fare un mettere un'estensione. Lo sposto gli puoi mettere un'estensione che sia leggibile, ok? Va bene? Sì, io sto controllando quanti caratteri sono. Ah, riesci ad aprirlo? Sì, ho scaricato il file e l'ho dovuto aprire con blocco note. No, ok, allora dimmi un po'. 2622 caratteri. Controlla senza se. Spazi 2188. Controlla se è completo. Aia, c'è 8 sul braccio. Il fatto è che ci sono caratteri strani. Cioè gli accenti me li mette con... Controlla un attimo se è completo anche il finale, il background in sé. Ma che far? Ma che cosa dici? Bisognava essere più di 2000 caratteri che farmare whitelist. Perché non si può manco farmare whitelist, mamma mia. Futuro criminale, eh? Probabilmente. Perfetto. Un futuro criminale il ragazzo. Sì, ma non riesco a leggerlo bene. Provo ad aprirlo con Calo King intanto per vedere un attimo uno nuovo. Vediamo se ha fatto tutto. Vediamo con Visual Studio. Almeno con Visual Studio me lo riesce ad aprire. Perché sei ripresentato? Vabbè, arrivo subito. Mettiamo un attimo la live. Questo qua mi faccia una cosa. Allora, bene, spostiamo sto Calo King. Si è rimasto stanotte per voce bianca, 13 anni. Ciao Calo. Ciao Calo, guarda, la notte è stata rimandata per voce bianca e devi non puoi fare la whitelist. Eh no, ma almeno per finché la voce non ti cresce, no. Ok? Ciao.
Smuto la live, perfetto. No, no, dai, è un bravo Staff nel titolo ragazzone. della live. Alla fine hai fatto facile andare. Sì, l'ho fatto oggi. Popi popi. F per Kiwi, che gliene ho scritto. Era uno scafista. Le tre Grazie per il follow, Marie. Mike730 All. Benvenuto sul canale. Allora, Ciao parla di Ricky. famiglia, di roba illegale, sto background, eh? Ok. Quello di mom. E come ti sembra? Completo? Magari trovare una compagna che possa accompagnarlo per il resto dei suoi giorni e magari mettere su una famiglia che ha stato e sarà per sempre il suo desiderio. Questo è il finale. Beh, dai, almeno non è il tipico che scrive sogno di diventare il capo di una grandissima mafia, di una gang. Non Bene. sembra male come background. Sto bulli però. Sto Pulli. bulli, scrivi sto no, sto guardando pulli ora, no, che ho rimanato per le cose con l'account Steam principale, ma qua vedo che è tornato sempre con lo stesso. Lo sposto, non deve capire. Anzi, no, un attimo. Momo quindi è completo? Va bene, possiamo fare la whitelist. Sì. Ok, lo spostiamo allora. Ciao, Vai. Momo. Oh. E sono in live, è un problema per Assolutamente no. te? Hm? Assolutamente no, no. Quindi non c'è nessun problema? No, mi sente? Sì. Perfetto. Ah, che è posto. No, no, nessun problema, nessun problema. Ok, perfetto. Allora, iniziamo un po' a fare qualche domanda a base sul regolamento, infatti in quanto il tuo background l'abbiamo già letto, quindi ti chiedo, partiamo dalle Perfetto. cose un po' facili, poi andiamo avanti. Va benissimo. Sì, mi sento un sacco il ventilatore. E, definizione di VDM e RDM. VDM quando investi una persona senza la mandi, la uccidi senza una motivazione. E RDM quando fai uno scontro magari a fuoco senza una valida motivazione RP. Uccidi direttamente una persona. Senza. Senza E una valida motivazione, sì. definizione di metagamer. Metagame è quando sfrutti, prendi cose da fuori e le porti in RP. Quindi non so, magari un tuo amico ti ha detto una cosa che è successa in RP, tu però te l'ha detta fuori e tu te la porti dentro e in base a quello crei una scena RP basata su una cosa che hai scoperto fuori. Ok, mi fai un esempio di metagame IC? Cosa intendi per RC? Dimmelo tu, metagame IC. Grazie per il follow, Giuseppe Koschi. Non Benvenuto sul saprei, ci canale. non riesco a capire in che senso. Il metagame IC in pratica è il metagame che puoi compiere in RP, appunto. Che significa IC? In game, cioè nel In senso tutto character e in OC invece che character. significa? E Out of character, cioè? Che significa? fuori dal personaggio, fuori dall'RP. Ok, quindi un metagame che puoi compiere in RP, quale potrebbe essere secondo Non
Non so, hanno rapito un tuo amico, però tu non lo sapevi in RP, l'hai preso da fuori e te vai a salvarlo. No, ripeti. Non so, allora magari, non so, se sei su Discord con un tuo amico e magari siete in una gang, lo rapiscono, lui te lo dice su Discord e in base a quello tu ti regoli su cosa fare. Ok. Però quello lì non è metagame, è un metagame normale. Allora non saprei, nel caso Beh, il qualcuno mi metagame fa un IC è esempio per così capisco. esempio se riconosci una persona mascherata dalla voce, Ah, oppure se ok. riconosci soldi sporchi senza analizzarli. Ah, ok, capito. Ah. Definizione di power game. Power game sono tutte quelle azioni che puoi svolgere che però non riusciresti a fare nella vita reale. Ok. 5 esempi di power game senza l'uso di veicoli o altezze? Ok, allora, può essere, non so, prendere uno in braccio e correre. 5 hai detto? Sì. Ok, prendere uno in braccio e correre, buttarsi, non so, magari da un tetto di una casa e non simulare il dolore, saprei, stare in piedi su una macchina mentre va. Ho detto senza l'uso di veicoli. Non saprei, questi due sono quelli che mi vengono in Addirittura mente Nazza, mi ora. si è imparato dal migliore, Probabilmente però me ne addirittura. renderei conto nel caso in cui ne dovessi vedere uno, ne dovessi Proprio fare uno. umile Nazza, umilissimo. Come Dici che cos'è il tutela. no fear? No fear, tradotto significa non paura ed è quando non simuli la paura in una determinata scena. Ok, mi fai 5 esempi di no fear che non comprendono l'uso di armi o azioni illegali? Ok. Magari non so, ti stanno arrestando. Magari ci sono 5 agenti Ti in una stanno cella, arrestando per cosa? non so, per una qualsiasi cosa, o magari ti stanno semplicemente facendo un controllo. Magari non so, ci sono 10 Oh, agenti in grazie per una il cella follow, Vongola e tu continui nonostante Sorcione. questo Nuovo sul a canale. fregarti, magari insultare, Grazie mille al tirare follow ancora. pugni, cose del genere. Basta. Cinque. Quanti esempi servivano? Ok. Poi può essere senza armi? Senza armi e senza azioni illegali. Ok. E non so, magari sono su Monte Ciliad e non ho paura di cadere. Potrebbe essere Buongiorno una Dark, situazione. buongiorno. Poi Nerza, Gnaza, che stanno? T'ha copiato a te, mi sa. E Ok, niente, F per Nerza che è stato sospeso da Kiwi. niente, vero? Non saprei, però sì. Da quanto tempo fai RP? Su GTA sono 5 mesi circa. 5 mesi e non riesci a farmi 5 esempi. Perché bene o male la paura normale La nella paura, ti dico vita. una cosa, aspetta, ti dico una cosa. Nella vita non devi avere paura solo delle armi, ma in generale avrai paura di qualcos'altro, no?
Io ho paura dei ragni. Sì. No, io non è che ho paura dei ragni, ma mi fanno schifo. Però vabbè, andiamo avanti, non dilaghiamo. Non... Mi vengono, ho fatto esempi di cose che potrebbero succedere a me, che mi potrebbero far paura, del resto non mi viene in mente altro. Perché in altre Perché tutti situazioni, quanti ma pensate che il verrebbe... no fear è basato solo sull'illegalità e sulle armi. No, perché bene o male in RP non ci sono molte situazioni che si potrebbero applicare nella vita reale. Perché nella vita reale posso anche ritrovarmi in un posto, in un brutto Sì, ma i serpenti quartiere, dove vuoi con gente trovarli che in mi Italia? segue. Non li trovi da nessuna parte, Ma cosa? Capisco magari i in ragni, RP ma i non succede serpenti, quasi come mai una fai a cosa avere del paura di genere? serpenti Non mi attraverso trovo uno magari a schermo? camminare Non li con vedi gente che mi neanche, cioè in segue. real non li troveresti Avrei mai fatto un quell'esempio, sì. serpente, cioè è raro trovare un serpente. Ti muto un Fai vedere attimo. clown ricchi addirittura. Aleandro, ciao. Per Ok. me è bocciato. Anche secondo me, perché se mi fai fare degli esempi di No Fear o di Power Game, ho fatto un sacco di fatica, secondo me non va bene. Facciamo 12 ore perché è la prima volta, siamo gentili perché abbiamo fatto anche poche domande, ma diciamo che la prossima volta deve farsi qualche esempio in più, perché sennò 24 ore non gliele toglie nessuno. Va bene. Boh, Lo glielo posso diciamo. smutare? Sì, glielo diciamo. Momo, sei rimandato di 12 ore. Va bene. Ci dispiace. Spero che stasera, quando ritorni, o stasera o domani, quando ritorni, riuscirai a fare qualche esempio concreto sia di Power Sì, no, Gaming che se avessi di No Fear. parlato magari ti avremmo Nel caso mi ascoltato. puoi dare già qualche advance, così almeno nel caso in cui anche, non so, in E quasi se te l'ho server detto, che penante, senso ha? che se non le ho dette ora non penso di tirarle fuori così da nulla, perché sul regolamento non ci sono da nessuna parte, non Ti so devi come basare tirarle sul fuori. regolamento, il no fear, non ti devi basare sul regolamento, ma sull'esperienza che hai di gioco. Sì, ma in gioco probabilmente No Fear, più di tanto, se non è con le armi, non l'ho mai visto. A parte quelle che ho fatto gli esempi. Però ti chiedevo soltanto Perfetto, Ricky. un aiuto, così magari da essere più preparato. Ci vediamo stasera, Momo. Va Pensaci bene e fatti venire qualche idea. Va bene. bene? Buona giornata. Ciao Dei bello. kiwi. Ciao. Ciao. Dei kiwi. Esposto Cobra che non ha copiato nulla. Ciao Cobra. Sono Ciao bello. in live, è un Posso... problema? Eh? Sono in live, è un problema? No, non è un problema. Se posso dirti una cosa, io... Ho la, come si chiama, la whitelist su un altro profilo. Posso passarlo qua? Devi chiederlo con l'altro profilo, prendo un ticket e chiederlo se puoi fartela passare di qua. Ok, allora devo cambiare Discord e Steam. Perché, cioè, devo cambiare Steam perché Discord non mi ricordo la password, per questo sto facendo sto Il problema è bordello. che devi avere l'altro Discord per forza per poterlo chiedere. Altrimenti devi rifare la whitelist. Cioè, se tu l'altro Discord ancora c'hai gli accessi, chiedilo a prendere un ticket con l'altro Discord. Con l'account quello che vuoi cambiare, togliere. Sì, sì, E sì. scrivi, diciamo, io vorrei cambiare Discord da questo qui a questo qua che c'è ora. E loro te lo cambiano. Ti tolgono i permessi da Ringrazio. quell'altro e ti mettono i permessi su quest'altro. Ti ringrazio. Polli TTV, grazie per il Raggiungiamo uno follow, che... benvenuto sul canale. Allora, aspetta un attimo. Sì, tu copri, intanto puoi andare tranquillamente. Allora, quello sopra, vedi quel Simo 18? È uscito dal Discord e è rientrato. Perché probabilmente deve... Allora, c'è scritto, deve Vuole parlare con rimossa? Tricky. Sì, vuole rimossa, più lasciata di fare guare perché ha visto l'infrazione del regolamento. Non deve fare per forza con Tricky. Perché qua è scritto Andrew, è rimandato, deve parlare con Tricky, Sì, il gli hanno poi dopo 13-7-2021. scritto, se guardi il 13.7 poi dopo gli hanno tolto la whitelist, devi rifarla, semplicemente. Ok. Devo rimettere il last chance, perché c'avevo il last chance. Ok, lo spostiamo e facciamo la whitelist. Vediamo se ha compilato bene i moduli di nuovo. No, deve ricompilare i moduli, dico. 13.7 l'ultima volta li ha compilati. Background a tutto, dico, prima di tornare compila tutti i moduli. Ciao Simo. Ciao, guarda, adesso ho visto che devi rifare la whitelist perché te l'hanno rimossa. Devi
Prima compiliamo tutti i moduli per bene oggi, tutti i moduli background, primo modulo whitelist e poi ritorno, ok? Perché? Cioè, Ti aspetta, non ho capito. hanno rimosso la whitelist a te, ok? Non è né più la Lo whitelist so, ma impero, l'avevo già ok? fatto una volta, non mi avevano chiesto di fare Esatto, però ti chiedo background. gentilmente di ricompilare tutti i moduli da capo per rifarla, ok? Vabbè, ok. Ciao. Ciao. Perfetto. Vediamo sto William Harris per cosa è stato William rimandato. Harris. Hernandez, non Rimandato Harris. 24 ore, deve rileggere. Ah, Hernandez. Deve rileggere il regolamento di generale di impero. Ieri da non ci cavi. Spostiamo, dai. Vado. Vai, vai. Ciao, William. Buonasera. Sentite? Come va? A posto. Bene. Mi ero chiamato per il Allora. regolamento, qua vedo. Sì, ieri. Ok, hai ripassato? Sì, un po' sì. Bene. Io sono in live, è un problema per te. Fake No. mod. Ade, grazie per il follow, benvenuto. Ok, va bene, allora faremo la whitelist in live. Allora, inizieremo con cose più facili. Innanzitutto mi parli un po' del tuo background, cosa vuoi fare nel server, e poi magari parliamo, iniziamo con domande un po' più facili, poi passiamo a cose un po' più difficili. Ok, allora, il mio personaggio, diciamo, Grazie per il follow, nasce Jack, benvenuto sul in un ghetto canale. dell'Avana, a Cuba, e sono state sempre delle persone povere. Smager, grazie mille per il follow, anche a Iniziano. te, benvenuto sul canale, caro. Il mio personaggio inizia all'età di 11 anni, William, diciamo, inizia all'età di 11 anni a compiere il suo primo omicidio sul padre, dopo una litigata con il fratello. E da lì inizia, diciamo, un carattere con più cattiveria. Quindi inizia a fare rapine e a spacciare la droga. Che va in questa next Ah, e gen? dopo l'uccisione del Lo padre uccide anche scatto. la madre perché sempre per un'altra discussione. E quindi diventa più cattivo Lol. e sicuro di sé. Che senso? All'età Perché il titolo va in dei questa 16 anni next gen? comunque Impero staff, continua a guardi fare impero. rapine e a spacciare e viene per la prima volta arrestato. Lì rincontra Carlos, che è un suo fratello, e gli dice di Doppiatore, in un che viaggio in senso America dove doppiatore? c'era questa gang, diciamo, che erano gli MS-13, È un vago sto e qua. Non gli lo dice so. che lì in America c'erano dei problemi, No, non è un diciamo, vago, sei questi MS-13. MS-13 avevano dei problemi e gli serviva gente. Quindi, appena uscito Infatti, di dove vivi va galera, in questi cerca di giorni? Dove fare sa che? dei soldi per Comunque, partire per Tommy l'America. Anto, benvenuto sul canale. All'età, Grazie per diciamo, il di follow. 18 anni, dai 18 ai 19, un giorno era in un negozio a fare la spesa e incontra una ragazza. Diciamo, piano piano, si innamora di questa ragazza e fanno le rapine insieme. Si mettono insieme e Così va bene? la ragazza fanno un figlio, diciamo. Lui, William, gira molto spesso nelle celle, torna spesso nelle celle e si fa un nemico. E appena trova i soldi per partire per l'America, il nemico gli va a uccidere tutta la famiglia, diciamo, a parte i fratelli, la moglie e il figlio, la ragazza e il figlio. E quindi all'età di 22 anni torna a Cuba per riprendere i fratelli, visto che la gang ha bisogno di gente. E niente, che scopre di questo fatto, Con uccide il l'audio come è messo? ragazzo La che voce la aveva sentite bene? La loro ucciso, voce come la sentite bene? diciamo, Tutto a posto ora? suo figlio e la sua ragazza, e all'età di 25 anni riprende il volo con tutti i fratelli e riparte. Basta. Ok, perfetto. Allora iniziamo un po' con le regole più basilari, quindi definizione di RDM e VDM.
Allora, definizione di RDM, random deathmatch se non sbaglio, e in poche parole uccidere una persona senza valide motivazioni RP. Ok, per il Invece per il VDM. VDM, mettere sotto una persona senza fare una scena, volontariamente, ecco, volontariamente. E Ok. definito vehicle deathmatch, sì, vehicle deathmatch. Ok. Ok, perfetto. Definizione di no fear. Il no fear è, diciamo, una persona è puntata, quando sei puntato ti puntano e non hai paura. Ok, ma quindi non simulare la paura, giusto? Significa. Quindi Oddio, t'ho sentito malissimo, aspetta che t'ho significa non sentito un po' laggà. simulare la paura, no fear? Sì, non simulare la paura. Ok, quindi mi fai 5 esempi di no fear, tra cui Allora, 2 5, 6... senza armi e senza persone che ti puntano. Senza armi e pistole che ti puntano. Due di questi Senza devono armi essere per neanche forza armi. così. Vabbè, il primo è se ti puntano una pistola, diciamo, sei in macchina. Un battibecco, uno ti punta la pistola e dice sali in macchina e tu non sali nella macchina. Un altro è... Ti dice di, ad esempio, alzare le mani puntato e non alzi le mani e non fai quello che ti dice. Ok. Senza invece, senza armi, no fear. Diciamo 5 ad esempio, me ne ho fatto uno per ora. Ah, uno solo? Allora altri quattro. Due per forza senza armi, senza persone che ti puntano, che ti fanno paura. Quindi il tuo No fear personaggio non. da solo, il tuo personaggio deve essere da solo, devi farmi due esempi. E poi altri due in cui ti puntano, in cui hai paura di altri. Allora, con la persona che non ti puntano, no fear, sinceramente non mi viene in mente, hai degli esempi, Beh, altri per esempi. esempio, te li faccio io, però sappi che verrà come risposta sbagliata, se te li dico Va io. bene, sì. Beh, sei da solo in cima a un palazzo e non hai paura di cadere giù. Magari Ah, ecco, sei sul vabbè, non ci bordo, ho stessa cosa pensato. per la montagna, ti trovi in cima alla montagna, non hai paura di cadere. Non ci ho pensato, ok. Ok, poi gli altri due invece con armi e persone che ti fanno paura, quale potrebbe essere? Ad esempio, mi stanno puntando un coltello e io tiro fuori l'arma e gli sparo. Aspetta un secondo, eh. Ok, diciamo. E sì, stavo dicendo Dimmelo tu. che ti stanno puntando un coltello, diciamo, alla gola e tu tiri fuori l'arma e gli spari. Ok. Oh, 5 senza armi, esatto, è un po' eccessivo, ma comunque 2 è fattibile, infatti per quello è stato anche abbastanza facile, l'ho fatta, però cavolo, non me la saputo dire. E poi un'altra, l'ultimo. Un ultimo con la pistola, cioè puntato senza. Ad Certo, te ne manca ancora uno. esempio, mi stanno puntando la pistola dal veicolo. Non me l'hai appena fatto questo esempio? L'ho detto? Prima, sì. Sono un po' scordarello, scusa. Un altro esempio da puntato non ce l'ho, sinceramente. Vabbè, andiamo avanti. Power game, definizione. La definizione di power game è fare sfruttare le meccaniche del gioco per fare un'azione. Che in realtà non puoi farla nella vita reale. Devo fare qualche esempio. Ok. Sì, mi fai 4 esempi di power game. Allora, ad esempio, nuotare fino a caio senza mai stancarsi è un. Oppure buttarsi da un grattacielo e non simulare il dolore, o anche da un palazzo. Anche correre per, diciamo, per tutta la mappa senza mai stancarsi. E un altro tipo Quello glielo di chiedo, power esatto. game è anche il bunny hop. Ok. Cos'è Revenge Kill? Il revenge kill. Allora, sei in azione praticamente, uno ti spara e tu. Va in coma, diciamo, è tornato dal coma.
non, in teoria subito non ti vuoi ricordare di una della persona che ti ha ucciso e la vai a uccidere. Ok. E il car kill che cos'è? Come scusa? Il car kill che cos'è? Il car kill è mettere sotto una persona e rimanerci sopra, ad esempio. Sì, sì, infatti lo faccio. Eh? La persona con la macchina, ucciderla con la macchina. Ok, no, non è questo. Car killer, tenere bloccata una persona sotto l'auto in modo tale da non poterlo tramite le meccaniche di gioco, forse... non poterlo aiutare. Allora forse mi sono spiegato male io, perché intendevo questo, però mi sono probabilmente spiegato male io. Carpizza, ad esempio, se ci vai sopra con un'auto e... ad esempio, rimanerci sopra con le ruote o bloccarlo sotto. Esatto, e con le meccaniche di gioco lo impedisci, diciamo, di poterlo salvare. Fuori. Oppure tipo incastrato su un muro. Oh, Ricky, grazie mille per 10 okay, bit, grazie mille. Grazie mille, veramente, Ricky. Andiamo avanti. Che mi sei dire riguardo le azioni illegali? Quanti criminali poliziotti possono partecipare alle azioni illegali? Alle azioni illegali dagli 8 ai 12? Fire, tu prova a venire e poi io si ti sposto. Le azioni illegali, i poliziotti, quanti sono? Sono un minimo di 8 e un massimo di 12. No, massimo 14 poliziotti nelle azioni free room, ma il minimo di poliziotti in azioni illegali è 2 al negozietto. Che è comunque un'azione illegale. Hai detto che sono le azioni illegali. Ah sì, ok. Quindi azioni illegali in generale. Hai molte risposte da dare. Rapine, campi droga, free roam. Ah, ok, quindi un minimo di 2. Massimo 14 e il minimo di 2. Ok, perfetto. Nelle azioni free roam quanti criminali possono partecipare? Nelle azioni free roam? Esatto. 10. Sì. Che tipi di armi si possono usare nelle azioni free room? Le pistole. Ok. Tutte o solo alcuni tipi? Penso alcuni tipi, tipo con 9 mm e le pistole da combattimento per i poliziotti. Tutte le pistole che ci stanno nel server. Ah, tutte le accesso ai player, ovviamente. Ok, bene. Hey Matthew, posso usare l'elicottero nelle azioni free room? Canale. Sì, si possono usare. Ci vuole il ticket per assaltare la centrale di polizia? Non obbligatoriamente. Tu mi devi dire solo sì. Ah, grazie per il follow sul canale. No, allora. Non sono obbligato. Grazie mille per il follow entrambi. Ci vuole il ticket per assaltare i locali? Sì, no, ma sì. Una valida motivazione. No, per i locali sì, invece. Ha sbagliato, ci vuole il ticket. Per i locali sì, per la centrale no. Ok, va bene. Per la centrale però, solamente comunque... per un buon motivo e se non ce l'hai poi viene annullato tutto. Con provvedimenti poi nei confronti di chi l'ha fatto. Ah, però bene. Il fatto di chiedere permesso per la centrale non c'è più. No, in realtà c'è, scusami. Non sono sbagliato io. Per rapire un poliziotto ci vuole il ticket. NRS no. Raptor, benvenuto sul canale, grazie per il follow. Mi sono distratto un attimo e ho detto poi la centrale no. Comunque mi rimangio quello della centrale, sì che servono i ticket per tutto. Mi ero un attimo confuso. Ok. Per un poliziotto mi servono il ticket, eh? No, ho risposto di no. E invece sì, qui serve, sì, assolutamente. Serve il ticket per avere anche un qua. Ok, va bene. Tutte le azioni che possano, diciamo, essere importanti, ok, di grande entità, di grande importanza, RP, sì. C'è bisogno di un ticket, perfetto. C'è bisogno di un ticket, rapire un poliziotto è una cosa di grande importanza. Fa un assalto alla centrale anche, un assalto a un locale pubblico anche, qui ci deve chiedere il permesso dando i motivi. Ah, ok, Thomas lei, ok, perfetto. Rubato, c'è bisogno di motivazione valida per aprire il sul canale. Okay. Quando si può lottare la polizia? Mai, non si possono lottare i poliziotti. Grazie anche a me, Jack. Grazie per lo spam dei link, grazie a te. Sempre presente, sempre al top, Toto. Messina, per te si vuole interrompere qui o andiamo avanti? Comunque ti dico una cosa, William.
Ragazzi, ti scusate, William, mi sento laggare, scusate. Però sì, comunque mi chiamo William in RP. No, no, vabbè, ti chiamo William perché visto che il tuo nome è questo. Sì, sì, va benissimo, tranquillo. Guarda, quindi se tu rapisci un poliziotto, ti dico la verità, non è molto chiaro quello sul ticket della centrale. Quello sì, puoi togliergli semplicemente i dispositivi elettronici, ma ad esempio per quanto ne so io non bisogna aprire ticket, quando ho parlato con un moderatore. La domanda era tra bocchetti. Non è chiaro, cioè quanto bisogna chiedere ticket, chiedere ticket, la centrale, tutto, chiedere sempre per essere sicuri. Però non è molto chiaro. Come funziona? Ma se io durante una rapina al negozietto sono il criminale, dentro c'è l'altro mio socio, se scaduti 5 minuti di contrattazione io esco fuori e sparo all'impazzata atterrando i due poliziotti, quali sono gli errori che potrei aver commesso in questa cosa? Allora, se dopo 5 minuti devi trovarlo in qualche modo tramite l'assistenza di Steam, trova l'assistenza di Steam e trova l'account primario, assolutamente Pulli, o puoi continuare. Non c'è poco, no, contrattazione. Devi venire con l'account quello vecchio. Trovalo tramite l'assistenza, chiedi in assistenza di Steam. Un negozietto normale. In qualche modo troverai, riuscirai a recuperarlo, non ti preoccupare, anche se non hai più email. Dimmi. A un negozietto normale, hai detto, puoi ripetere la domanda che non l'ho capita? Un negozietto. Ok. Se esco e sparo ai poliziotti, gli errori. Quali sono gli errori? Cioè, ci sono infrazioni di regolamento. Vediamo se mi sai dire quali sono. I 5 minuti hai detto che sono passati. Mm-hmm. Bene, Raptor, bene. Ok. Guarda, detto sinceramente, non te lo saprei dire. Zero, proprio zero, non sai... Certo, forse uscire e sparare, diciamo, è un po'... Te lo dico io, no fear e metagame. Qua, metagame, no fear posso capirlo, metagame no. Che pur di metagame, cioè, in che senso metagame se esci e spari? Perché tu parti già prevenuto che da regolamento posso intervenire solo due poliziotti, non ruolando, che potrebbero essercene altri. Ah, ok. Questo... Ok, perfetto. Non lo sapevo spiegare. Va bene. Quali sono le fazioni neutrali? Le fazioni neutrali sono l'ospedale, il concessionario e l'armeria. Che cos'è una zona arancione? Una zona arancione, una zona diciamo semi-safe, no? Dani, se vuoi fargli qualche altra domanda tu. Tu sei a posto, no? Perché va bene così, se a posto tu, ti appoggio. Davide DJ, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Mi spiace William, ma ti devo rimandare. Ci sono... cose che sai e cose che non sai. Purtroppo non possiamo farci nulla noi. Quindi mi spiace, ma se una persona mi rimanda tre volte non c'è nulla, puoi provare quante volte vuoi. Ma su 22 grazie per il follow, venuto sul canale. Allora William, siete rimandato 24 ore qua, vedo, giusto? Sì, 24 ore. Questa volta rifacciamo un'altra volta 24 ore. No, non ha nessun tipo di... È stato rimandato di 24 ore, esatto, doveva rileggere il regolamento. Perché ti fai altre 24 ore stavolta. Però la prossima poi scattano le 48, sappilo. Ma c'è qualcosa che devi ripassare in particolare? Poi diciamo alcune queste parti qua che hai avuto un po' più di difficoltà nel fare un po' di difficoltà negli esempi hai avuto all'inizio. Poi magari anche questa parte qua un po' più tagliata nella parte illegale del regolamento, ecco. Ok, quindi la parte illegale del regolamento. Sì. Va bene. Posso andare? Sì, sì, puoi andare. Arrivederci. Ciao, bello, una buona giornata. Aspetta che devo scriverlo. Scrivo io, scrivi tu? Allora. Scrivi tu? Perché non me lo fa taggare? Non me lo fa taggare proprio. Ah, eccolo qua, MS13. Già, troppe lacune. Va bene, scrivi tu allora. Vediamo sto Ario Alman. Rimandato di...
24. Devo creare un corso, lo sposto. Ciao. Ciao, mi senti? Salve. Ciao, guarda, devi ampliare il background assolutamente. È troppo corto e troppo dettagliato. Deve essere più di 2000 caratteri. No, okay. Ok. Sì, sì, va bene. A posto, a più tardi allora. Ciao. A più tardi. Ciao. Come direbbe il nostro amico Franci Cavi. Ok. Franci non parla neanche, quindi boh. Niente, Pulli, niente. Raptor, ti ho detto, se la persona viene mandata troppe volte non ci sia nulla, puoi farla infinite volte la whitelist, solo che un po' iniziamo a rimandarti di 7 giorni, 15 giorni, a mano che continui a venire, non passare. Diciamo, con me il tempo aumenta gradualmente, quindi con me più tempo vieni, più volte vieni qua a fare la whitelist, più tempo ti rimando. Anto TV, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Franci farma quelle da mutato. Franci vuole, esatto, Franci farma da mutato. Ok, sto qua a fare... Sei rimandato. Oddio, sto per premere il Spotify. Quindi... Io penso proprio che staccherò e me ne andrò al mare, sincero. No, no, Raptor, non te le neghiamo. Ma se non stato rimandato per voce piccola, voce bianca, per che mi sentiva basso. Posso fare la VL? Fire, dipende, se sei rimasto la voce bianca, tu prova a tornare qua, magari te la rivalutano oppure no. Però può darsi che... Non credo sia possibile, come tocchi, se te la valutano una volta, te la valutano per sempre. Raffato, avevo fare puoi controllare il mio background, ora va bene, sono Raffa e... Mi ha rimandato due volte per background. Metti in attesa whitelist e controlleremo. Grazie per il follow, comunque, Billo Rosso. Benvenuto sul canale. Vabbè, va giù. Io me la vago. Va bene, allora ci vediamo. Ci vediamo dopo. Ciao, Messina. Ciao, ciao. Buona live. Grazie. E buon divertimento. E niente, ciao, ci vediamo. Ciao. Ciao, mi senti? Mi senti? Sì, io ti sento. Tu? Guarda, devi ampliare ancora il background, è troppo corto. Come faccio a capire quando va bene? Deve essere più lungo di 2000 caratteri, deve essere, questo è l'importante. Più lungo di? 2000 caratteri. E come lo faccio a vedere? Tramite... Lo vedi tramite il conto caratteri, conti caratteri su internet, ci sono tanti contatori di caratteri. Controlli e poi torni, ok? Ma devo farlo di tanto o poco? Cioè nel 6 ora mi sai dire quanti caratteri sono? E ora sono lì circa 1600 con gli spazi. Va bene. Ok? Quindi devono essere 2000 contando gli spazi. Esatto. Va benissimo, grazie. Ciao. Naza, perché c'è scritto qua? Non leggi, Naza? Naza, abbiamo deciso di scriverlo qui, punto. Minimo 2000 caratteri, è stato messo come criterio ora. Signori Bit, bello. Tu hai almeno 2000 caratteri e quindi... No, perché semplicemente abbiamo deciso di metterlo proprio come requisito minimo 2000 caratteri, perché la gente si presentava con background piccolissimi e usava la scusa del fatto che sì, sono completi. No, ragazzi, un background completo non può essere di 5 righe. Ninja. Eh? Cosa? Vabbè, sono in live, Io mi prendo paga. No, aspetta un attimo. Cosa aspetta? Oh, vai, dove scappi? Sei con me? No. Va bene, vattene, ciao. No, non è vero. Ok. Ci sono due whitelist da fare e questo qua da controllargli il BG. Ma chi? Al signor Alessio. No, questi due devono fare whitelist. Eh sì, lo so, Alessio, vediamo un po'. Mi è stato rimandato 24 ore. Ieri alle 16:23.
Il farmer di Whitelist. Naza. Se è scritto lì, è scritto lì, punto. Ah, c'è quel fallito di Nazza. Ciao Nazza. Va bene, 1755? No, deve essere più di 2000, ragazzi, caratteri, più di 2000. È scritto proprio lì apposta. Ho deciso, ci ho messo d'accordo con gli helper, tra gli helper, tra tutti gli helper, un po' di tempo fa. E sono messi d'accordo di mettere il limite minimo di 2000. È stata una decisione comune. Alessio fa il regolamento generale di impero. Spostiamoci sto Alessio. Kiwi. Eh sì, c'è Kiwi, mi moderano ora. Vabbè, Ciao Kiwi. spostiamoci Alessio. Ciao Alessio. Ciao. Sono in live, è un problema per te fare la whitelist in live? No. Ok. È ripassato il regolamento? Bene. Cioè, almeno credo di sapere. Oh, 15K aspect. Bene, bene. Ok, un attimo, so che devo leggere i messaggi. Sì, veramente, Kiwi, sempre rompe il cazzo sta Naza. Quale messaggio sopra, Kiwi? Comunque mi devi dire un giorno per recuperare. Ah, e vabbè, quello lo decidiamo dopo, cioè. Ragazzi, si attaccano se non possono gli altri, eh. Con un cuore con la Q, mamma mia Naza, ti cancello il messaggio e mi lacrimano gli occhi. Ok, Alessio, iniziamo un po' con qualcosa di facile. E definizione di RDM RDM quando uccidi una persona senza motivo e VDM quando investi una persona, diciamo. Cioè quando uccidi una persona con la del veicolo. Ok. E definizione di power gamer. E Sono su. azioni come aspetta, cerco di ricordare il significato. Azioni Grazie per il che follow comunque, usufruisci praticamente delle Arta. meccaniche Benvenuto del sul canale. gioco per compiere azioni che non potessi Big fare. Smoke, grazie per il follow, benvenuto sul canale. E ripeti, ascolta. Compiere azioni, cioè usare delle meccaniche del gioco per compiere azioni che non potresti fare. In che senso che non puoi fare? Qualcosa di facile, E quanto è lungo il diametro del cono della che, Terra? cioè, come si dice, verosimili. Impossibile da fare magari nella vita Impossibile. reale. Sì. Ok. Bene, e mi fai quindi 5 esempi di power game? Allora, power game, tipo se c'ho in tasca tipo 20 di cibo, quindi power game. E oppure che ne so, Bruno, corro grazie con una per il persona in follow, braccio, benvenuto metto sul a canale. scavalcare. E oppure, cazzo, non mi vengono. Anche con veicoli? E in Cioè, che l'altra volta senso? mi ha un power game con Ah, sì, veicoli. Cioè, certo. perché? No, perché l'altra volta mi ha detto di non potevo Pasquale fare. Ferro, Tipo grazie che per il ne so, follow, benvenuto prendo sul una canale. macchina e mi schianto, vado sono al centro e mi schianto contro una, che ne so, un volo da un palazzo, tipo. Mi metto a volare da un Ok. palazzo con la macchina, se questo Di quanti siamo per ora di esempi che hai fatto? Vai avanti. Pure, non lo so. Beh, stessa cosa ho detto col cibo, ma con le armi, porto molte armi appresso, non lo so. Però mi vengono. Altri tipi di power game? Ah? Altri tipi di power game quali possono essere? Cazzo. Allora, cibo, macchine. Mancano altri due. Pensando. Non mi vengono in mente, Vabbè, andiamo avanti. Power, sì, Power Game, stavo dicendo. No fear, definizione. no. E no fear,
Quando non hai paura, no? Cioè per esempio uno ti punta una pistola contro e tu non hai paura, per esempio. E la definizione qual è? Definizione che non hai paura, cioè non hai paura. Definizione che non simuli la paura, quindi. Non ho capito? Quindi che non simuli la paura. E... sì. Ok. Mi fai 5 esempi di No Fear, di cui 2 esempi devono essere per forza in cui il tuo personaggio si trova da solo. Ok. Quindi 1-1-2, allora, sono io che uno, mi sono muto da solo, come shortcut la puntiera qua del mouse, la tastierina del mouse. Stanno sempre mi fermano 5 poliziotti armati, stanno tutti e 5 armati, e io prendo, caccio una pistola e inizio a sparare. Mentre loro magari, che ne so, uno mi sta puntando, io caccio la pistola e inizio a sparare. Ok, è un esempio, poi. È un esempio. Poi, vabbè, magari mento a un... uno mi stanno interrogando, che ne so, uno mi punta, mi sta interrogando e io non... magari gli do in faccia queste cose qua e non, non rispondo, diciamo. E le due? Poi... Allora, ammazzare. Da quanto che fai RP tu? Da 4 mesi. E non mi fai fare gli esempi? Non mi sai fare? mi vengono. Magari problema, c'è... Vabbè, magari le so anche, però non mi sono messo. Però dovresti saperlo. Vabbè, andiamo avanti. E... definizione di metagame. Metagame è quando usi informazioni che stanno fuori dal gioco e le porti nel gioco, nell'RP. Ciao Totò, ci vediamo, grazie per essere stato qui. Non ho spiegato bene. Oh, tu, Kiwi, che puntiglioso. Cioè... ok, mi fai un esempio di metagame? Tipo, che ne so, siamo un mio amico su Discord mi racconta delle cose che stanno fuori, cioè che lui ha saputo fuori. Cioè ha saputo nel gioco, me le racconta fuori e io le uso dentro. Sempre che ne so, mi dice che ha ucciso quello là, vengo, guardo nel gioco e entro. E... sapendo esempio che... di metagame IC, me lo riesce a fare? Metagame? IC. E che... cioè scrivono un'informazione io sopra, cioè in chat o da qualche parte, io la utilizzo nel gioco? Così? No, esatto, Fire, esatto. IC, che significa? IC nel gioco, cioè... ok, quindi? E OC invece che significa? È fuori, cioè la... sempre la chat OC. No, OC. Ok, quindi un metagame IC è? È che è in gioco, cioè... quindi un metagame in gioco qual è? Che vengo a sapere delle cose magari che non... cioè non me le sono... me l'hanno, io non so, non le so queste cose, ma vengo a sapere fuori, cioè... che mi so delle informazioni che non sono state dette a me, diciamo, posso dire. No? Mi do un po' in difficoltà, ti vedo, diciamo, metagame IC è magari quando riconosci una persona dalla voce che è mascherata, oppure riconosci soldi sporchi, sì. Riconosci soldi sporchi, diciamo, senza analizzarli. Eh.
Alessio, io non va bene, cioè non mi sai fare esempi di nessun tipo, cioè, saputo, in ogni cosa che ti ho chiesto non mi sai fare esempi. Chissà che ti devo rimandare, sai Alessio. Vabbè, Ti rimando non di c'è 12 decenza ore più. però. Ma Perché quante volte posso riprovare? ti ho fatto poche domande, quindi ti rimando 12 ore, ti rimando. Quante volte ancora potrei provare? Quante volte vuoi? A posto. Vabbè, ciao. Ricordati di passargli esempi, 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 Sì, esempi. Va l'ho ripassato, mi sono messo, ma me li dimentico perché già me l'hanno fatti altre 2 volte. bene. Ciao. Ciao. Sì, ragazzi, l'ho dato di 12 ore perché non voglio rimandarlo di troppo. L'ho fatto poche domande, quindi 12 ore per me bastano bene. Bene. Regala, guardate su Impero. Io pretendo di farla difficile, ragazzi. Se una persona volesse entrare in un server come Impero, io la whitelist la faccio sicuramente difficile. Non, cioè, sicuramente non la faccio easy che passi subito. Cioè, se vuoi, devi guadagnartela. Devi sapere almeno un po' tutte. Cioè, un po' tutte le cose devi saperle. Questo, saper fare whitelist complete. FK, FK, FK. Esatto, cioè, questo vuoi fare whitelist. Questo è il nostro leak, mi sa. Questo da noi. Il 59. Uè. Grazie per il follow Luca999GG, benvenuto sul canale, grazie mille per il follow. Sto buggy. Madonna, quanto tempo che non farà whitelist. Devi essere... Dani, ti ho scritto su da DS, potresti vederlo? Tutti quegli AFK hanno un motivo purtroppo. Vabbè Marco, comunque tanto dopo ti sposteranno. L'importante è che tu parli perché non puoi presentare. Madonna mia, che background. Ok, comunque ho perso il mouse. Dov'è il cursore del mouse? Ragazzi, il cursore del mouse ho perso. Oh, scusami, Perso c'era questo il qua cursore del che si mouse. doveva mettere la whitelist Mi perché sta avevo un laggando il problema. mouse un attimo. No, si è fermato il mouse, ma what? Che c'è? In che senso? Cosa? Mi si è No, ho bloccato il detto. mouse. Oh. Raga, mi si è bloccato il mouse. Ma che cazzo? Angelo. No, è un attimo, mi si è bloccato sul serio, un attimo. Ok. Sai che faccio, Dani? Dopo Cosa? attacco pure una live. Vado a fare whitelist pure Guarda io come si spamma. nuovo. Eh certo, ragazzi. Ma tanto manco sanno il nome del mio canale Twitch, quindi se vuoi spammarmi sono shoutout easy. Un attimo, vediamo se il mouse si riprende. Perché sennò non so come andare avanti se il mouse non va. Oh cazzo. Prendi il primo in VL, ti dicono. Raga, non va il mouse. Il primo in VL non lo prenderemo perché ha una foto di una tipa. Davvero gnocca, devo dire. Non va più il mouse, ma porco Giuda. Che Ma proprio mouse adesso. c'hai? Quello. Proprio adesso da partire il mouse. Ma che c'ha il mouse quello là wireless? No, uno collegato via cavo, infatti. Vabbè, pensa che io non posso traerla più perché ogni tanto mi si blocca. Ragazzi, problemi tecnici, devo cambiare mouse. Vediamo un attimo se funziona con quest'altro. Perfetto, questo va. Ma che cazzo ne so. Dopo riavvierò il computer, vediamo se va. Comunque mi potevi far Ho passare. un'ansia di toccare il cavo Ethernet, mi salta la live.
Danny, lo potevi far passare comunque a Vortex. Fate, in questo momento non sono in vena di parlare, un secondo, che sono messo in posizione assurda, aspetta. Ok, perfetto, probabilmente... Benci signori, sono tornato, ok. Allora, non ti ho cagato di striscio, Fate, quindi se devi parlare ripeti. Allora, parliamo un attimo, comunque grazie per il follow a... Ah, che non ha cagato, un attimo, scusatemi. Mouse che non funziona di nuovo, mouse che non va, ok. Nike Gamer, Nick Gamer GGG10 e a Xvortex 1926. Anche a Ola Zio Zem, grazie per il follow. Perfetto, vediamo un attimo la sensibilità ora. Troppo sensibile, togliamo la sensibilità. Ma di musica metticela però nelle... E' wettest, Dani. Chi ti ha trovato la musica NCS? Musica chill. Ma musica no copyright, chi la trova? No, no, ci stanno, eh. Trovamela. Ok, okay. Mettiamo un po'. Oh, ragazzi, scusate, riprendo un attimo la live, scusate un attimo. Ok, allora. Stacca e riattacca, ho già provato, fa non funziona. Se vado in canali con amici posso parlare tutto, ma se mi sposta un admin niente. Perché lo metto un FK? Allora si sembra un problema, Marco. Ma se sei da cellulare è ovvio che non funziona. Perché da cellulare ci sono spesso problemi di caricamento su questo Discord. Sbattere sulla terra è perfetto, se succederà sicuramente. Comunque io ti far passare. Perché porte? Sono stato eliminato per la terza volta. Raga, se non andate bene non posso farti passare. Oh, quanta gente era in attesa Wartis. No. Vabbè, ma proveremo con l'altro sto mouse qua per un po' e poi dopo massimo cambierò l'altro, cambierò con l'altro di nuovo. Ok, me ne andate in privato. Yes. No, mettiamo un po' di musica, dai. Ma è una cosa ti voglio chiedere, ma tu quando devi per esempio switchare i messaggi privati o comunque andare in chat staff, che fai? Lo togli la live? No, sto con te in privato a scrivere ora, in live si vede solo... Cioè, uso Discord web. Ah, capito. Discord web, chat staff è tutto e invece qua uso... Mi piace pure. Devo prendere il tappetino perché sto a scrivere vecchio e non funziona senza tappetino. Ma mi sa che non funziona neanche col tappetino. Ma chi è Morena? Ma perché mi fa il CTH? Ma chi sei? Perfetto. Ok ragazzi, rieccomi, scusate per l'interruzione pubblicitaria. Aia. La musica come si sente? Va bene? Alta, bassa, troppo bassa, troppo alta? Bassa un po'. Basso un po'? Un po' sì. Così? Mi spara la pubblicità, vuoi vedere? Un altro po'? E ancora, se così non la sento più io. Beh, tu non la devi sentire, la devono sentire loro. Lo so, però infatti devo capire un attimo, però... Così? Così dicono che va bene, da me, tu che sei. Va bene, va bene. L'importante è che la tua voce si senta. Sì, ho alle ore, ma... sempre. Qua ci dobbiamo splittare, però, guarda quanti ce ne stanno. Splittati. Ok. Ciao. Ciao. Perfetto. Sì. Abbasso leggermente da qua. Però poi per me è che non si vede magari sulla voce di quelli che vuoi faccio la whitelist. Wow. Grazie per il follow, Lothar67, benvenuto sul canale. Bene, Ricky, però io non te la faccio la whitelist perché sai le risposte. Te la farà Fate, probabilmente. E cheat. I'm back to. Grazie per il follow, benvenuto sul canale. Anche a X Bets Crying
Grazie per il follow, benvenuto sul canale anche a te. Allora, che sto baby? Sembra NASA. E ampliare il suo background. Oi, non sono più abituato a usare sto mouse, raga. Deve avere un finale più decente, lo sposto. Ciao. Ciao, sono in live, è un problema? Guarda, devi avere, devi sistemare il finale del tuo background. Non ho capito. Devi sistemare il finale del tuo background, ho detto. Il finale? Esatto. Come posso fare? Devi sistemarlo con, insegnando gli obiettivi del tuo personaggio, cosa vuole fare il tuo personaggio nella nuova città, ecco. Perché okay, scrivere okay, farsi una nuova vita è un po' troppo generico. Ok, va benissimo, grazie. Ok, a posto, ciao. È bravo Fate? Sì, è bravo, devo dire che non è bravo. Ok, questo qua. Questo non l'avevo visto prima, vediamo un attimo chi è. Sistemare e ampliare il suo background. Vediamo un po'. Perfetto, devo fare un attimo. Ah, sono già spostati, cosa? Matt? Sì. Hai Telegram? Sì, ho Telegram, ma non lo uso, non lo uso, non lo uso. L'hanno già spostato, F. Aiuto, non so usare sto mouse, ragazzi. È troppo duro. Mamma mia, da fare. Non striscia bene, Dio mio. Comunque, la fine delle domande sono quelle. Sì, la fine delle domande sono quelle. Solo che le mie sai le risposte, quelle degli altri magari no. Non posso alzare la qualità oramai, alzerò la più avanti. Il problema è che devo capire un attimo se funziona tutto o no. Che mouse ho? È un attimo che lo tiro fuori, cioè, vediamo un attimo. Oddio, non me lo ricordo che mouse ho. Devo andare a vedere un attimo come si chiama su dove l'ho comprato. Devo scrostare il sotto mouse perché si attacca alla scrivania. Ah, e bene, Giovanni è malato per 12 ore. Poi abbiamo. Vabbè, spostiamoci su Giovanni. Ciao. Alex, accendi il ventilatore. Ciao. Mi sono benvenuto in White Test Impero. Ciao. Sono in live, è un problema. Madonna, ti sento più basso che mai. Ragazzi, mi dispiace, ma sentirete il ventilatore soffiare. Però sto morendo di caldo. Sono 27 gradi 6 in camera e ho fatto il vaccino oggi. Quindi non prevedo di star male oggi. Quindi meglio stare al fresco.
Ma come sei diventato Staffo Impero? Sono diventato Staffo Impero chiedendo di diventarlo. Comunque grazie per il follow RK Sino. E anche a Giuseppe Joss. Ciao Giovanni, mi senti? Sì, adesso sì. Ti sento bassissimo, puoi alzare la voce un po'? Sì, mi senti meglio? Sì. Ok. Ok. Sì. Quanti anni ho? Sparate un po', vediamo se lo indovinate quanti anni ho. Vediamo se indovinate quanti anni ho. E... ok Giovanni, parlami un po' del tuo background. No, non ho capito, scusami. Parlami un po' del tuo background e cosa vuoi fare nel server. Ok, allora nel background ho creato una storia... Bene Ricky, bene. Di appunto un inizio un po'... Comunque sono in live, è un problema per te se facciamo una whitelist in live? No, no, nessun problema. Ok. Dicevo, il personaggio, Johnny, inizia nel lusso, quindi una vita agiata. Poi il problema dei genitori, appunto, dal padre, dei litigi con la madre, finisce con l'uccisione da parte del padre, della madre di Johnny. Lui finisce in carcere, il padre. Perciò Johnny, non avendo dei parenti a cui essere affidato, viene affidato a un'unica famiglia che lo voleva, che faceva parte appunto di uno dei ghetti della città. Per questo motivo inizia ad essere bullizzato nel quartiere. Venuto sul canale, grazie per quello, James. Dopodiché, donna, raga, un attimo, suonate. Comunque un giorno si scoccia. Venuto sul canale di JM Dani e anche a Lucky 24 GTA 5. Venuto sul canale, grazie per il follow. Tutti quanti, compresi i fratellastri, che lo ospitano. Perciò, e anche a Vita 030, grazie per il follow. Inizia a farsi l'ossa, cioè inizia a rispondere alle provocazioni, inizia a dar vita delle ris per strada. Ho chiesto ad Ade, ragazzi, bisogna chiedere ai founder per diventare staffer. Founder Ade o founder Ade o founder Ninja. Nella gang del posto che si chiama Red Gun. Sì, mi sono stabilizzato che delle pistole, cioè delle pistole rosse. Ok, cosa vuoi fare nel server? Ok, nel server sono indeciso perché appunto nel finale della storia ho scritto che lui, dopo essere stato appunto aver fatto una vita da criminale, vuole pensare bene a cosa fare, cioè fa un po' quello che gli capita, nel senso se pensa che sia giusto fare il criminale farà il criminale, se pensa che sia giusto seguire la... Facciamo così, che ti interrompo direttamente allora a sto punto, cioè no. Non esiste, cioè tu devi per forza avere un obiettivo, un'idea su cosa fare. Se tu mi dici che entri nel server volendo, non sapendo cosa voler fare, ti fermo qui, ti dico sistemati un'idea e mettila nel background, perché non accetto persone che entrano così dicendo che non sanno cosa fare. Okay, perché nel background ci deve essere scritto cosa devi fare, quindi ti do questo, ti rimando, 5 minuti ti riprendi per decidere cosa fare e sistemi il tuo background scrivendo cosa vuoi fare nel server. Sì, guarda, tanto ci metto un minuto. Perfetto. Perché devo scrivere e basta, perché ho già in testa l'idea. Allora a posto, 55 minuti. Ok. Ciao. Raga, dopo devi sistemare il background. Ragazzi, io non so se finire la whitelist oppure no. Devo vedere un attimo cosa fare. Ma iniziamo una canzone, per favore, che mi sto... No, Ricky no, ho detto che non lo prendo. Ricky no, ho detto ragazzi che non lo prendo perché non... preferisco non whitelistare, non fare la whitelist alle persone che passano da me in live, quindi...
Perché è giusto imparare da me, potete imparare e sapere le risposte alle domande che faccio, le risposte che faccio, però per correttezza, ecco, preferisco io personalmente non whitelistare le persone che stanno qui da me in live perché sapreste le risposte ed è facile fare una whitelist sapendo le domande che ti verranno fatte. Quindi ragazzi, io con tutto il bene che voglio vi insegno, vi rispondo a qualsiasi dubbio che avete, me lo chiedete in chat, vi rispondo a qualsiasi dubbio avete. Me lo chiedete tutto, però preferisco farvela fare per correttezza a qualcun altro la whitelist. Quindi. Vediamo se qua si è fatto il finale corretto. Sensibilità, non sono abituato. Vediamo un po'. Non ha un finale questo background, lo sposto. Ciao Wolf. Ciao, Ciao. sto guardando il tuo background e non ha un finale. In che senso? Cioè, non hai gli obiettivi che vuoi raggiungere nella nuova città in cui ti trasferisci. Devi prendere tutto quello che ho lasciato. Cioè, il finale che ho messo è quello. Nel senso di appunto di riprendere Ok, quello che ho spiega un perso. po' cos'altro magari vuoi fare, non penso poi, cioè. Magari spiega meglio anche cosa vorresti fare, magari anche cose di nuovo, invece oltre a tutto quello che hai lasciato. Cioè, sicuramente è una vita criminale, non Ok, allora magari specifica altro. bene cosa sono gli obiettivi di nuovi, oltre a riprendere ciò che hai lasciato, ecco, Dici sul background. obiettivi visato sul background, o altri obiettivi magari che ti poni, più altri obiettivi oltre a quelli là di trovare tutto quello che hai, perché ritrovare tutto quello che hai lasciato, cioè torni e ritrovi tutto quello che hai lasciato, a parte che è difficile anche a parlando. Però comunque, dato che comunque sei nuovo, non penso esisterebbe una cosa del genere, non penso riusciresti a portarla nel RP o ritrovare di nuovo le cose vecchie, cioè le cose che hai passato. Magari poniti un obiettivo magari in cose nuove, come se arrivassi di nuovo, ok? Va bene. Perfetto. Dopo. Grazie mille, ciao, dopo. Dark. Chi ti botta? Mi botta? Scrivi in privato, Dark. Se lo sai, sei sicuro hai le prove, scrivi in privato e vediamo. Il mio Discord, quello là, è il mio server Discord. Entra pure e mi trovi lì. Vabbè. Entra pure nel server Discord e mi trovi lì dentro. Zurega, ciao. Demi Petrizzo, ciao Dani, una curiosità, puoi vedere chi mi ha dato la wild su Impero? Vediamo un attimo, vediamo subito che te l'ha messa.
Tu sei entrato con una whitelist di gruppo, Demi? Non te lo ricordi? Ok, perfetto. Ho letto Dark, grazie di tutto, eh. E Zurega, chiedimi tutto, chiedimi pure. Le guerre di gruppo non le facciamo più, no. E lo staffer penso sia stato Teo, non mi ricordo. E il King, una domanda. Io ho fatto la guerra circa 8 mesi fa, siccome ho formattato il PC, non ricordo la password del vecchio Steam, come posso risolvere? Allora, se sei... Infatti qual è? Il problema qual è? Che devi sistemare il problema, caro. Purtroppo devi tornare con quell'account. Devi sistemare quell'account e cercare di tornare con quello lì, ragazzo. Purtroppo King devi tornare con quello lì. Non possiamo farci nulla. Comunque... Prova a tornare con. Prova a trovare quell'account lì e vediamo. E Fire, devi metterti in attesa whitelist e attendere che qualcuno noti il tuo background e lo sposti. Solo così verrà controllato. Così verrà controllato poi. Dark, non so che dirti. Matt Dib, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Comunque, età parlando di prima, ragazzi, io ho 19 anni. Ok, ciao Matt, ciao, buongiorno, Kiwi, leggi privato? Bom. Ah, ragazzi, bene, allora. Ragazzi, adesso io farò un sondaggio. In cui vi chiedo una cosa, farà un sondaggio Kiwi in cui vi chiediamo una cosa. Io adesso stacco per un po' la live, ragazzi, ok? Quindi tra 5 minuti stacco. Poi mi riposo un po'
E poi per le 6 io riattaccherei le live se potessi, se volete. Riattacco la live, però su GTA. Ci sarà arrivato la polizia, porto la polizia su Impero, GTA. Quindi adesso Kiwi fa un sondaggio, chiede se volete, se faccio la live pure dopo oppure no. In caso io la faccio, comunque se vi seguite o meno, se vi interessa o meno, riporto GTA un po' dopo il live. Se volete esserci, ecco, sappiate, no? Ecco che la faccio, comunque, vediamo un po'. Grazie per il follow, comunque, AndraGamer02, benvenuto sul canale. Per entrare in polizia è difficile, perché l'MPGista è in polizia. Ah, per entrare in polizia non è difficile, però prima di entrare sul server e poi dopo entri in polizia. Quindi vediamo un po' te. Hai riscritto il background questo? Che sia abbastanza lungo. Sì. Quindi ragazzi, Kiwi me lo riesce a fare? Comunque ragazzi, vi è piaciuta la live di oggi? Mi è piaciuto, avete imparato un po' di cose? Ragazzi, ecco qua, il sondaggio fatto da Kiwi, ecco, andate a votare ragazzi il sondaggio. Votate nel sondaggio sopra, se volete venire, dopo, volete una live di GTRP, dopo... Forse faccio una live, se volete, di GTRP, in cui porto l'Accademia di Polizia. Quindi porto l'Accademia di Polizia di Impero e studiamo le nuove reclute, come entrare in polizia e tutto. Magari potete imparare anche lì per delle cose. Allora, comunque sto qua, abbiamo un background corto, lo sposto, lo dico subito. Ciao, Sinic. Sì. Ciao, guarda, hai un background un po' corto, devi ampliare. No, ho visto tutti gli altri. Un attimo, ma tu hai zero esperienza RP. Lo so. Ora purtroppo devi fare almeno 30 giorni di esperienza su GTA RP, quindi ti devo rimandare 30 giorni per esperienza RP. 30 giorni? Sì, un mese devi fare esperienza RP almeno. Ok. Quindi torna a 30 giorni e fai esercizi su server magari no whitelist e torna, ok? Mm-hmm, va bene. Va bene, ciao. Okay. Ciao, ciao, grazie. Raptor, sono arrivato a 30 minuti ma purtroppo non sono riuscito a prendere esempi. In che senso, Raptor? Ragazzi, vedo un po' presenti in chat, dai, votate, 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 tutti quelli che ci sono in chat, dai, su, vi vedo, ste una ventina. Guardate un po', votate un po'. Power Game Fail RP, purtroppo la gente non li sa certi esempi, quindi quelli che ci stanno li dicono bene. Comunque, visto che Ricky l'ha spostato Fate, buona fortuna Ricky. Per la whitelist. Perché io cado su questo, perché il regolamento lo so bene. Gli esempi, caro, devi saperli, ma con l'esperienza dovresti bene impararli, teoricamente. Quindi ti arrangi un po' con gli esempi. Cosa devi pensare? Bene, io in vita reale, se mi fossi puntato, se non volessi simulare la paura, quando non la simulo, non dovrei simularla? Quando ho paura, mi dovrei simulare la paura. E di gli esempi in cui magari non si muove la paura quali potrebbero essere, capito? Ampliato il background, dove sta?
Ragazzi, ragazzi, votate che tra poco finisce il sondaggio. Vedo che già 7 persone hanno votato sì e una no. E tutti gli altri non votate, eh? Ragazzi, volete sì o no GTA RP sul canale dopo? Ormai un'oretta, ormai 20, 40 minuti. Vediamo, dai. Vediamo cosa esce nel sondaggio. 11 sì e un no. Dai, su, 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 votate tutti, dai, su, su, su. Bene, bene. Oi, Smokarp, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Nick Gamer, puoi scrivere a The Strong se può rispondere su Discord, una cosa per le VL. Non posso, cioè, Strong non calcolerebbe neanche me. Aspetta che la risposta di Strong, vediamo che ti risponde. Bom, ragazzi, quindi ha vinto il sondaggio, ha vinto il sì. Bene, ragazzi, allora io dopo porto GTA RP, l'accademia di GTA porterò. Quindi ci vediamo tra 40 minuti. Scusa Dani, se arriva una notifica da pagare casa, che cosa vuol dire? Sono appena entrato su Impenix. No, devi rinnovare casa. In pratica qual è il fatto? Che in pratica ogni tot tempo facciamo un controllo delle case per i player inattivi, perché le case non sono infinite sulla mappa, quindi finiscono dopo un po'. Allora arriva un periodo in cui le case sono tutte piene, sono tutte occupate da player, e quindi il 30 di agosto rezzeremo le case che non sono state rinnovate. Quindi se un player è attivo, si reca alla casa sua di proprietà, dentro rinnova casa nello blip, e quindi vuol dire che c'è presente. Chi è inattivo e non entra nel server, gli verrà tolta la casa, così si liberano per gli altri player che vogliono comprarla. Quindi secondo te non mi risponde? Sì, ti risponde, ma forse col suo tempi, quindi non lo so quando. Quindi non lo so quando, con i suoi tempi risponderà. Vabbè ragazzi, io che vi dico, vi lascio da Ginko, vi lascio da Ginko, vi osto da Ginko ragazzi, quindi vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Oddio, ho sbagliato, come sono la scritta, sono sbagliato. Vi lascio da Ginko ragazzi, che è un poliziotto di Impero. Ci vediamo dopo in live qui sul mio canale, vi ringrazio tanto per essere con me e ci vediamo la prossima live ragazzi, mi raccomando, ci vediamo dopo. Accademia di Polizia, verso le 6 starto la live ragazzi, mi raccomando, vi aspetto tutti. Grazie a Kiwi, grazie a tutti per i nuovi follow e grazie a tutti e ci vediamo, ciao.